Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi recensione del secondo numero della miniserie in tre parti, Nathan Never Deep Space numero 2. Come ben sapete se mi seguite sul mio canale trovate anche la recensione del numero 1, che però ha avuto pochissime visualizzazioni e ciò mi dispiace perché questa miniserie di Nathan Never va comprata assolutamente anche se non seguite la serie principale di Nathan Never. E il perché va comprata ve lo spiegherò fra pochi secondi se continuate a vedere questa recensione. Allora, come vi ho detto già nell'altro numero, la grafica di copertina, la grafica proprio dell'albo è un qualcosa di eccezionale, quindi i miei complimenti a tutti a quelli che hanno pensato di fare questa grafica, che è un qualcosa di bellissimo. La copertina di Eva Calcaterra è questo numero, altro insieme alla grafica, anche questa stupenda. Guardate questo mostro che c'è alle spalle di Nathan Never, questo clima di fantascientifico, di spaziale, di alieno che si respira in questa copertina è qualcosa di eccezionale. Ivan Calcaterra è un disegnatore pazzesco e in tutti i suoi lavori è sempre stato un grande disegnatore e anche un grandissimo copertinista, quindi copertina a dir poco fantastica. Soggetto sceneggiatura, come lo era per il mese scorso, di Mirko Perniola, grandissimo scrittore che, come avevo detto per il numero 1, ha scritto una storia fantastica e con questo numero si va a confermare, mentre i disegni sono di Eva Calcaterra stesso e di Simona Denna. Allora, frontespizio interno con Nathan, il nostro Yari Kiran, veramente veramente interessante. E andiamo avanti appunto con la storia appunto che è iniziata il mese scorso, appunto di questo Yari Kiran, di questo personaggio un po' rastafariano, un po' Bob Marleyiano. Vedete un po' che stile che ha, che tipo di look che ha, molto molto interessante. Appunto questo personaggio che ci è stato presentato nel numero 1 di questa miniserie è un personaggio particolare, è un alieno. Non sappiamo da dove viene, non sappiamo chi sia, non lo sa neanche Nathan, ma nel finale dello scorso numero, e qui è spoiler, diventa un agente dell'agenzia Alfa. Quindi in questo numero noi lo vediamo alle prese con un caso appunto dell'agenzia Alfa, ovvero il pianeta vivente. Nell'orbita terrestre appare questa strana cosa, questa specie di astronave particolare che nessuno sa chi è. E quindi che cosa succede qui? Che sia l'agenzia Alfa e quindi la Terra, e sia i pretoriani e i marziani sono interessati a sapere chi è, chi siano, perché questa astronave abbia si sia stazionata fuori dal pianeta Terra. Naturalmente il nostro Yari Kiran, sa di che cosa si tratta, ma non lo dice né a Nathan Never né ai pretoriani, quindi neanche ai marziani, ma se lo tiene per sé e ce lo dice soltanto a noi lettori. Quindi questa avventura praticamente che cosa ci dice Mirko Perniola in questa avventura? Praticamente i nostri eroi della Terra vanno a vedere che cos'è questa astronave misteriosa, i marziani vanno a vedere questa astronave misteriosa, Yari Kiran ne sa di più di quello che ne dovrebbe sapere, all'interno di questa astronave succedono delle cose particolari e da qui il mostro che c'è in copertina. E appunto leggete questa avventura perché è veramente fantascientifica al mille per mille, veramente, veramente Mirko Perniola ci sta riportando un Nathan Never delle origini, cioè veramente un Nathan Never high tech, super tecnologico, super fantascientifico, quindi armi laser, armature, viaggi spaziali, eccetera, eccetera, veramente top. Ma qual è il fattore wow di questa storia, di questa trilogia? Che il nostro caro Yari Kiran, a parte sapere che cos'è questa astronave, il perché è lì, come funziona e tutto quanto, continua con i suoi ragionamenti, con le sue nuvolette, con i suoi fumettini dedicati, di cui vi faccio vedere, che sono questi qua, e che erano molto ben presenti anche all'interno dell'avventura, dove tramite appunto la caratterizzazione di questo personaggio noi andiamo un po' a ragionare sul rapporto che c'è tra gli esseri umani e Dio, perché questo Yari Kiran in un certo senso si sente una divinità, è una divinità, non lo sappiamo perché questo non è l'ultimo numero, ma lo scopriremo nel prossimo numero, dove appunto Mirko Perniola ci dà secondo me una sua opinione, un suo parere su quello che è il rapporto tra gli umani e Dio. Più avanti andiamo e più si divinizza questo personaggio qua, cioè lui è sulla Terra per qualche motivo particolare che ancora noi non sappiamo. Il suo comportamento, come lui guarda il comportamento degli esseri umani, come si comporta, è un pochettino strano. Nathan Never si fida di lui, ma non troppo, infatti alla fine anche il nostro Yari Kiran lo dice, fa: Nathan non è in realtà stupido, qualcosa secondo me si è intagliato.
Però devo dire che questa cosa, questo lato di questa miniserie è quello che mi piace di più, perché veramente si va un po' a toccare, appunto Mirko Perniola vuole farci un po' capire quello che è, che potrebbe essere il rapporto di una divinità nel momento in cui verrebbe in persona, come questo nel caso di Yari Kiran, a contatto con gli esseri umani. Quindi come in realtà una divinità vede il genere umano, e questa cosa può essere anche di riflesso per criticare la stessa società umana che tratta gli animali e le altre forme di vita con sfregio perché si sente superiore. C'è questo discorso, appunto, nel personaggio, nella caratterizzazione del personaggio di Yari Kiran, molto interessante, di questo rapporto di superiorità tra la sua razza e la razza umana. Veramente, veramente interessante. Non vedo l'ora di capire nel numero 3 chi sia, perché è un personaggio che mi sta già piacendo tantissimo, già dal numero 1, veramente scritto con i controfiocchi da il nostro Mirko Perniola. Cosa anche molto più interessante di questa avventura è la partecipazione dei pretoriani, quindi dei marziani, che dopo la guerra dei mondi, dove ne erano successe strage, qui appunto dentro l'astronave, il nostro Nathan Never, la nostra agenzia Alfa, si trova di nuovo a dover collaborare con i marziani. Sarà una collaborazione pacifica? Non lo sarà? Leggete questo albo che lo vedrete. Comunque è stato interessante rivedere il ritorno dei pretoriani, e lo vedremo anche nella serie regolare, nell'ultimo numero della Intrigo Internazionale, perché anche lì si tornerà su Marte e quindi si riprenderà quel discorso lì con Marte, che appunto era stato interrotto nella guerra dei mondi. Per quanto ne concerne i disegni, Ivan Calcaterra e Simona Denna ci regalano dei disegni che sono veramente veramente belli, molto pop, perché si utilizzano questi pallini, queste puntinature che a me piacciono molto, quindi richiama molto la pop art. Disegni molto fantascientifici, molto ben dettagliati, molto precisi, molto molto le vitine, le giunture delle astronavi, le armature, cioè tutto curato al massimo dettaglio. Le espressioni dei volti sono molto molto interessanti, delle tavole molto dinamiche. Vi faccio vedere il volto di Sigmund, veramente molto ben fatto. Quindi questa coppia di artisti, Calcaterra e Denna, fanno un lavoro secondo me molto molto valido. Anche qui l'utilizzo degli scuri è molto molto predominante all'interno della storia, mi è molto piaciuto, quindi sono dei disegni promossi. Mi sento di consigliarvi assolutamente la lettura di questa miniserie, perché qui veramente Fantaria nello spazio, Alien 2, cioè si richiama tutto quel tipo di fantascienza lì, che secondo me è proprio la morte sua, proprio di Nathan Never ci sta, che è una meraviglia. Quindi una bella indagine fantascientifica che ne avevamo bisogno, perché nella serie regolare ci si sta più spostando verso il lato pulp, hardboiled e giallo, diciamo, del personaggio di Nathan Never. Quindi questo numero 2 di questa Deep Space mi sento di consigliarvelo alla stragrande, come anche il numero 1 e anche come il numero 3, che anche se non l'ho ancora letto, comunque lo comprerò, perché mi sta veramente piacendo tanto. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, per i pochi che l'hanno letto, perché è un fumetto che io sto adorando. Quindi iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, mettete pollicione, condividete questo video per aiutarmi a crescere, e soprattutto se vi piacciono i miei video fateli vedere anche ai vostri amici, così si iscriveranno al mio canale e io sarò ancora più felice. Quindi grazie se lo fate. E seguitemi anche su Facebook, la mia pagina si chiama Loris Loris, mentre il mio profilo Instagram è I Fumetti di Loris, proprio come questo canale. Vi ringrazio per aver assistito a questa recensione e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!